Ragazzi, buongiorno, nuovo video di pulizie, come state? Fa caldissimo oggi, sto morendo, sembra estate veramente, non ne posso più, aiuto, sto sudando. Ho scelto la giornata sbagliata per pulire. Attaccare la lavatrice solo per stendere fuori che c'è il sole. Ma ci sono le cimici? Che schifo, Sara P. Io e lei odiamo le cimici, non solo io e lei, direi anche altre persone odiano le cimici, però soprattutto io e lei. Ma io le ammazzo se entrano in casa, le schiaccio, puzzano un po', metti un po' di deodorante per ambienti, sei a posto. Però mi dà fastidio attaccate ai vestiti, le scrolli, i vestiti di scrolli, ma li trovi sempre tutto. Che fastidio! Mi piacerebbe, sì, l'ho detto a mia madre per Natale, avere il libro di Irina, Spazio Grigio, su YouTube, è bravissima a fare i video, adoro. Devo diventare minimalista, ho troppa roba in casa, soprattutto per fare i video. Ma anche vestiti ne ho tantissimi, anche se lì dietro ne ho altri che voglio regalare. Borse ne ho tantissime, ma sono tutte cinesi, quasi tutte, a parte quella di Sara. È il modo, l'ho usata tutta l'estate, ma adesso dovrebbe essere autunno, invece sembra estate, porca miseria. Mamma mia, ho pulito un po' ieri il lavandino, il WC con le macchie gialle che non viene via. E mi incazzo perché mi dà fastidio vedere il bagno giallo. Sembra che faccio schifo, che sono sporca io, ma non è colpa mia. Non sono sporca io pulisco, ma non serve. Non posso sputare sangue per farlo venire pulito. L'asse, ma qualsiasi cosa in generale. Quindi, vabbè, anche il vetro lì sarebbe da cambiare. C'è tutte le gocce di umidità, ma è dentro. Ci sono le gocce di umidità. Io non posso spaccarlo il vetro, la porta finestra. Dentro il vetro, l'ho già detto in tutti i video, scusate, dico sempre le stesse cose. Perché mi chiedete i video di pulizie? Per poi criticarmi? Spero di no. Parlo a macchinetta, dico sempre le stesse cose. Vi faccio vedere, ragazzi, che col detersivo per i piatti un contenitore viene pulito. Un po' d'acqua, un pezzo di carta, detersivo per i piatti, mettete la carta dentro il contenitore, chiudete, agitate e lo sporco del contenitore dovrebbe rimanere, attaccarsi alla carta assorbente e il contenitore dovrebbe essere pulito, dovrebbe rimanere pulito alla fin fine. Provateci. Allora, acqua, detersivo per i piatti, metto un pezzo di carta dentro, ok? Ecco, forse con l'acqua viene meglio, che prima senza acqua non veniva. Chiudiamo, agitiamo il contenitore. Così, così viene meglio. Non mi ricordo da chi l'ho visto questo metodo, ma da un sacco di youtuber, di ragazze che fanno anche, che hanno canali su Instagram. La sinistra non riesco a fare niente. Voilà, vedi? Contenitore, adesso lo sciacquate ed è pulito. Se mettete meno detersivo per i piatti rispetto a quello che ho messo io, è meglio. Comunque lo risciacquate e il contenitore, togliete la schiuma del detersivo ed è a posto, è pulito. Provateci anche voi, ok? Voglio provare queste qui, queste spugne qui, due flash, che sono queste. Forse ve le ho già fatte vedere, non mi ricordo, in un altro video le abbiamo già usate. Le ha usate Terry Home Cleaning, le ha usate Luciana House Cleaning, eccetera, eccetera. È la prima volta che le compro. Sciacquare abbondantemente prima e dopo ogni uso, lavare a 40 gradi in lavatrice. Metto di nuovo l'acqua qui dentro, un tappino o due per profumare. Con questo detersivo qua per i pavimenti, come ho pulito la cucina, adesso vado a pulire anche il soggiorno. Non pensavo che il detersivo per i pavimenti potesse anche servire per pulire i mobili della cucina. Magari anche le ante, adesso queste ante qui non le posso pulire io perché, cioè le posso anche pulire, ma alcune perdono i pezzi, vedete, quindi la roba lì non posso grattare che viene via il mobile. Però se avete delle ante nuove che non perdono i pezzi, la casa è vostra, non avete l'umidità, provate questo metodo anche sulle ante, però non so se anche dentro i mobili va bene. Ma soprattutto anche nelle parti alte della cucina, come ho fatto io prima. Posso provare questo angolo qui, che viene pulito, ma perde i pezzi, il mobile, tutta la cucina perde i pezzi, quindi sì, viene pulito, ma se avete i mobili che non perdono i pezzi è meglio. In molti mi hanno detto non mettere la musica perché è fastidiosa, è meglio se parli o se stai zitta, insomma. Ho messo questi panni cattura polvere che adesso li passo velocemente per togliere la polvere che non c'è, perché io la passo tutti i giorni la polvere, quindi non c'è. Passiamo la spugnetta. Sì, l'ho strizzata bene, ma poi bisogna asciugare. Ok, la passiamo bene. Questo è mobile bianco sopra, ma il resto è nero. Ok, vedete? Non lascio nessuna schiuma, anche perché l'ho strizzato benissimo, c'è scritto di strizzarla, io ascolto. Allora, ho tolto la muffa dalle porte di legno, che forse è legno vero, forse è compensato, non lo so, ma tanto tra un'ora ci sarà di nuovo la muffa sulle porte e sulle finestre.
Ho pulito i mobili lassù in alto della cucina con la scala, ok? Ho pulito il mobile nero, anche senza fare video, io pulisco lo stesso. Ho un mal di testa, non so perché. Mamma mia, la candeggina magari mi dà fastidio. Sicuramente mi dà fastidio. Adesso stasera mi lavo i capelli, scusate, faccio sempre i video in delle condizioni allucinanti. Ma io non sono una che fa le pulizie truccata, vestita elegante, cioè non credo che vada bene vestirsi elegante per fare le pulizie. Gli smalti ve li ho già fatti vedere. Ieri li ho guardati, ma sono sempre gli stessi. Vi ho già fatto un sacco di video sugli smalti che ho in questi 10-11 anni, diciamo 31 anni di vita. Questo qui mi piace tantissimo, anche se puzza di acetone, c'è scritto acetone prima, non è vero. Questo qui me l'ha regalato Maddalena o Ilenia, forse Ilenia, non mi ricordo più, devo scrivermelo. Comunque i video ci sono. Questo qui, vabbè, non ve li faccio vedere tutti. Ne ho 5-6 fatti così della Lidl, dell'Lidl. Viola, questo qui nero lo voglio mettere, ma ho le unghie corte, metto sempre il rosso. Cyan, più che cyan. Non si dice cyan. Viola, questo qui non l'ho mai messo. Berry Passion, c'era anche il rossetto bellissimo, adesso forse non esiste neanche più. Ne avevo uno della Collistar bianco, l'ho regalato a mia madre. Un altro bianco con i glitter l'ho regalato a mia madre. Voi dove li tenete gli smalti? Fatemi sapere, se avete un cassettino, ce li avevo anch'io i cassetti tipo cinesi, con gli animaletti disegnati sopra, in plastica, ma si sono tutti rotti i cassetti, sono tutti distrutti. Sta spazzola di Teddy è bellissima. Stupenda, non mi tiene neanche i capelli. Ne ho tante di spatole. È una mania. Non devo avere la fissa di comprare spazzole perché non devo riempirmi la casa di spazzole. La polvere l'ho tolta dappertutto, su tutti i mobili. Questa palette qui l'ho tolta dalla valigetta. Diciamo che questi ombretti sono abbastanza validi, ma sono polverosi. Mi piacciono soprattutto i due viola. Ho provato a fare dei trucchi di Halloween, ma lasciamo perdere. Vi lascerò solo le foto se vi interessa, perché faccio schifo, non sono capace. Halloween intanto non lo festeggio, non uscirò di sicuro perché è in settimana. Io non ho mai festeggiato, da piccola sì, mi travestivo, ma chi se ne frega. Me ne frega niente di Halloween, sinceramente, preferisco il Natale. E voi festeggiate Halloween? Luciana House Cleaning, che ha due bambini e adesso è incinta di un terzo. Auguri Luciana se guardi i miei video. Fantastica, bravissima, una bellissima persona. Sara Home Organizer, Sara Home Consulting Organizer, anche bravissima, non mi ricordo il nickname, comunque vabbè, vi lascerò magari lo screenshot se non ve l'ho già fatto vedere tempo fa. Voi non so se pulite i mobili allo stesso modo con la spugnetta, col detersivo per i pavimenti, come pulite i mobili in soggiorno, come pulite i mobili in cucina, le parti alte dei mobili, le ante dei mobili, come le pulite, fatemi sapere, commentate, mi raccomando. Confrontiamoci. C'era pochissima polvere, sono contentissima. Devo spedire un sacco di pacchi di legna. Scusa se non ti ho mandato niente per il tuo compleanno, Ilenia. Grazie per questa maglia bellissima, anche se col caldo sto morendo. È sottile, bella larga, meno male. La taglia M è bellissima. Grigia, mi piace anche. È un po' scura, ma mi piace il grigio. Per l'inverno, anche se non è inverno, fa un caldo della Madonna. Grazie Antonella, ai consigli di Antonella, che fa video anche lei sulle pulizie. E lei fa video migliori dei miei. Il mobile comunque qua è pulito. Tutto pulito fino in fondo, vedete là? Eccolo là, bello lungo. Peccato che non sta più aperto. Sta storto, dovrebbe stare dritto, così dovrebbe stare come qualsiasi mobile, ok? Dovrebbe stare così e invece sta così. Sta così e dopo un po' fa tac e si chiude da solo. Il pavimento è sempre sporco. Che palle, cosa che odio. Quel mobile nero lì è del Mercatone, solo la mensola bianca è del Mercatone. Quel cassettone lì bianco che vi ho già fatto vedere dentro com'è è del Mercatone 1, è imbarcato dentro quel cassettone. Scusate i cambi di luce, la poca luce in casa, il flash. Il sole, dovrei fare i video fuori. Votiamo e puliamo i cassetti della cucina. Allora, così è ordinato, ok? Questi qua sono gialli, ma tanto si possono ricomprare. Ovunque li vendono, in qualsiasi negozio. Ernesto, sono del Lidl. Anni fa compravo tutto al Lidl, anche questa bilancia qua l'ho comprata al Lidl, ne avevo anche un'altra, ma poi si è rovinata. Queste qua, voi dove le mettete per non lasciarle sparse in giro? La tovaglia, questa qui è natalizia. Allora, il cassetto è così, vuoto. È da pulire con le salviette. Magari posso pulire anche il dentro del cassetto come ho fatto per pulire i mobili alti lassù, come vi ho fatto vedere prima. Va bene, si spugna. Filo di briciole, non è sporco il cassetto. Questa va bene solo per i mobili alti e fuori dei mobili, la parte fuori dei mobili e basta. Sta spugnetta. Passato queste salviette qui, adesso il cassetto è pulito e metto a posto. Ho visto su Shein dei tappetini da mettere sul mobile, cioè sul mobile, dentro al cassetto. Non so se vanno bene, anche magari per il mobile vetrato che vi ho fatto vedere in altri video dove ci sono i bicchieri. E ho detto anche a una ragazza su Instagram, non mi ricordo come si chiama, abbi pazienza. Una ragazza mi aveva detto prova a comprare dai cinesi, ci sono dei tappetini per i cassetti.
per non rigare i mobili. Spero solo che se li comprerò non lasciano adesivi sul mobile, sia qui che anche sulla parte vetrata, appunto lì dove ci sono i bicchieri, perché lo strofinaccio non va bene. Commentate, voglio risposte, non so se devo comprarli, se magari è uno spreco di soldi o se sono validi. I mobili anche dentro perdono i pezzi, vedete, mamma mia, iniziano a deteriorarsi. E la candeggina dentro i mobili, non, dentro i cassetti non la passo. I coltelli, mamma mia, troppi coltelli. Con la sinistra non riesco a fare niente, ma questo lo mettiamo qui, se ci sta. Vediamo un po' se ci sta. Era dall'altra parte, ma adesso gli ho cambiato un po' posto. Ogni volta che svuoto i cassetti poi metto la roba in modi diversi da come era prima. Volevo farvi vedere anche il lavatrice che ho visto da Rita Cleaning, forse, o da altri canali, da altre pagine Instagram che non mi, di cui non mi ricordo il nome. Il cassetto lo chiudiamo così e va bene. Una pallina di stagnola dentro la lavatrice rende i capi più morbidi e con meno pieghe e meno da stirare. E avete meno da stirare, bucato meno da stirare. Proviamo. Allora, strappiamo un pezzo piccolo, non bisogna fare una pallina. Ok, troppo grosso. Facciamo una pallina, non troppo piccola. Anche mi sembra che si possa mettere una pallina di stagnola dentro al portaposate e forse vengono più lucide. O si asciugano prima le stoviglie in lavastoviglie. Fatemi sapere se avete visto anche voi questo metodo che vi sto appena dicendo, che non mi ricordo cosa serve la carta stagnola in lavastoviglie. Provate nella lavatrice e nella lavastoviglie anche.